È da almeno 3 anni che la cerco in lungo e largo. Che sia qua non ci sono dubbi, ma dove non lo so proprio. Mi sono informata presso i responsabili del cimitero. Onestamente con una certa riluttanza e poche speranze di cavarne qualcosa. Chi? Enrico Malatesta. Ma che è un parente suo? No, è un personaggio storico. Ah, è uno famoso. La sua faccia interdetta e quel riferimento alla fama mi fanno temere il peggio. Guardi, se vuole, di là ci sta la tomba di Aldo Fabrizi. Ah, grazie. Grazie. Beh, temevo molto peggio. Il Verano ha decine di migliaia di tombe, loculi, mausolei, cripte. A cercarla così, tomba per tomba, uno ci può passare una vita intera. Il cimitero è bellissimo, per carità. Un posto ideale dove passeggiare. Guardare le foto degli ex vivi è sempre affascinante. Ci sono punti dove le tombe e le immagini dei defunti risalgono a più di 150 anni fa. Tutti coloro che vivevano allora adesso sono morti. A me è un pensiero che mette serenità. Relativizza. Qui c'è la storia di intere famiglie, generazione dopo generazione. La storia di un'Italia che non esiste più, di un popolo e della sua cultura. Morti e sepolti entrambi. In ogni caso, se cerchi una tomba specifica, senza riferimenti, dopo un po' ti rendi conto che è un'impresa folle. Ci vorrebbero anni per controllarle una ad una. Quindi, bisogna trovare qualche indizio da un'altra parte. Fino a qualche anno fa avrei dovuto scartabellare chissà quanti libri polverosi, in chissà quali affascinanti biblioteche, in chissà quali incredibili edifici rinascimentali o barocchi, per giorni e giorni, per poter scovare un riferimento che mi indicasse dove trovare la tomba di Malatesta. Oggi si va su un motore di ricerca. Dopo pochi minuti ho trovato un post scritto da alcuni compagni anarchici che qualche anno fa sono andati in visita alla tomba. Un riferimento che in teoria avrebbe dovuto essere definitivo. Aiuola 20. E vai, mi sono detta, è fatta! Ed eccomi qua, un'altra volta, a cercare l'aiuola numerata. Dopo le solite disquisizioni con i soliti guardiani locali, ho scoperto che di aiuole 20 ce ne sono ben 4. Dopo averle accuratamente controllate tutte e 4 senza esito, ho imprecato ripetutamente. Va bene, bello il Verano, ma è da mesi che regolarmente percorro chilometri e questa tomba non viene fuori. Malatesta nasce nel Casertano nel 1853, da famiglia ricca e latifondista. Ed ha trascorso una delle vite più epiche che un italiano abbia mai vissuto. Già giovanissimo abbraccia gli ideali repubblicani del Mazzini. A soli 15 anni scrive una lettera d'improperi al re di turno. E prima dei 18 è già stato arrestato, dopo una sommossa all'Università di Napoli. Nel 1872, dopo la travolgente esperienza della Comune di Parigi, il Malatesta abbraccia definitivamente l'ideale anarchico. Lo stesso anno si reca in Svizzera, al primo congresso internazionale di Saint-Imer, dove, colpito da una febbre fortissima, conosce Mikhail Bakunin, l'anarchico russo
che tanta influenza avrà sul socialismo italiano, che si prenderà cura di lui come se fosse un figlio, nonostante lo abbia appena conosciuto. You took the best. Qui darà il via alla sua intensa attività politica, che lo porterà presto al più spettacolare e grottesco tentativo insurrezionale che l'Italia ricordi. Nella primavera del 1877, il Malatesta e gli altri componenti della banda, studenti, contadini, calzolai, muratori, eccetera, preparano l'insurrezione di alcuni paesi del massiccio del Matese, con la speranza che lì scaturiscano le scintille che portino alla rivoluzione sociale. La scelta della zona non è casuale: impervia, montagnosa, scarsamente popolata, rappresenta un ambiente ideale per la guerriglia. Il 3 aprile, i primi componenti della banda arrivano nel Matese. Carlo Cafiero, sfruttando il proprio aspetto distinto, si presenta travestito da gentiluomo inglese, dicendosi in cerca di un luogo tranquillo per le vacanze. E Malatesta lo accompagna, fingendosi parte della sua servitù. Viene così affittata una casa nel borgo di San Lupo, distante un'ora e mezzo di carrozza da Solopaca. Gli anarchici hanno organizzato le cose con cura e con la dovuta segretezza, ma a causa di una delazione, il ministro degli interni in persona è al corrente del progetto eversivo già molto prima del loro arrivo. Un primo intervento di una pattuglia di carabinieri provoca una sparatoria e da lì una precipitosa partenza. Seppur a ranghi ridotti, perché molti compagni non sono ancora arrivati, i componenti della banda si sono rapidamente radunati e hanno preso la via dei Monti. È l'alba del 5 aprile 1877. L'intenzione è sganciarsi il più possibile dalle forze di polizia, che stanno dando loro la caccia, e dirigersi verso i centri abitati più isolati. Le condizioni atmosferiche, però, sono tutt'altro che favorevoli. In quella stagione, sui monti del Matese fa freddo, e più si sale, più il tempo peggiora. Il giorno 8 aprile, gli anarchici entrano a Letino, accolti dalla gente stupita e festosa, al seguito di una grande bandiera rossa e nera. Gli insorti sciolgono il consiglio comunale, dichiarano pubblicamente decaduto re Vittorio Emanuele II e ne fanno a pezzi il ritratto. Quindi, in un grande falò acceso al centro della piazza, bruciano tutta la carta bollata del comune, registri catastali, schedari delle imposte, atti ipotecari, abolendo così simbolicamente le leggi dello Stato e la proprietà privata. Infine, distruggono i contatori posti alle bilance dei mulini, che servono per calcolare la famigerata tassa sul macinato. Il grano vi appartiene, come vi appartengono le terre! Qui, in mezzo! Operando così, creano un clima di simpatia ed entusiasmo da parte della gente del paese. La scena si ripete in modo simile nel paese di Gallo, a soli 5 km di marcia da Letino. Nel frattempo, le truppe governative, anche se ancora celate, non sono certo rimaste con le mani in mano. La Guardia Regia stringe ormai d'assedio l'intero massiccio del Matese. 3 compagnie di bersaglieri a sud, 1 reggimento di fanteria a nord, altre forze ancora da Campobasso, Isernia, Caserta, Benevento e Napoli. Niente meno che 12.000 uomini, armati di tutto punto, vengono impiegati per accerchiare solo 26 sovversivi, che sono in fuga sotto un tempo inclemente, con le armi bagnate e inutilizzabili e senza rifugi sicuri dove nascondersi.
vengono presto acciuffati e portati in carcere. Il capo d'accusa contiene una serie di reati tali da non promettere nulla di buono. L'istruttoria si è conclusa con una sentenza di rinvio a giudizio di questo tenore. Contro tutti gli arrestati per reato di cospirazione avente oggetto di cangiare e distruggere la forma del governo, eccitare gli abitanti ad armarsi contro i poteri dello Stato e suscitare tra essi la guerra civile, inducendoli ad armarsi gli uni contro gli altri e portare la devastazione, la strage e il saccheggio contro una classe di persone. Per fortuna degli accusati, il 9 gennaio 1878 il re di turno muore. Il successore concede al paese un'amnistia riguardante anche molti reati politici, in seguito alla quale il lungo elenco di capi di imputazione della banda del Matese si accorcia alquanto. Il processo inizia il 14 agosto 1878 e si tiene davanti alla Corte d'Assise di Benevento. Si svolge in un clima di grande simpatia popolare verso gli imputati, quella stessa che essi hanno sentito intorno a sé mentre bruciavano le carte catastali a Letino e a Gallo. Gli anarchici si dimostrano subito un osso duro per la pubblica accusa. Intelligenti, preparati, sicuri delle proprie ragioni, essi rispondono con prontezza ai giudici, li rimbeccano e non perdono occasione per mettere in imbarazzo la corte, risaltando le grottesche contraddizioni del sistema e facendo propaganda alle proprie idee di uguaglianza e libertà. L'immagine cupa e tenebrosa dell'anarchico assassino che voleva costruire l'accusa diventa sempre più inconsistente, e così anche le tesi che su tale immagine vengono costruite. La banda del Matese viene assolta e rimessa in libertà. È la sentenza che il popolo attendeva. Una folla di 2000 persone accoglie festosa gli anarchici all'uscita del tribunale, dimostrando l'efficacia che la propaganda del fatto trova tra gli sfruttati. Un corrispondente del Corriere del Mattino di Napoli conclude così il proprio articolo sull'avvenimento: un processo di questi per provincia e il governo si sarebbe ucciso con le proprie mani. E così i ragazzi, con un po' di fortuna e molta intraprendenza, sono riusciti a farla franca. Ma erano altri tempi, quello è sicuro. Immedesimarsi nel contesto di agitazione politica di allora emoziona ancora. È sorprendente constatare l'accettazione delle diverse posizioni che c'era rispetto ad oggi. Il processo risultò essere un boomerang per il governo. Fu un'enorme pubblicità per gli ideali anarchici e per gli stessi protagonisti della vicenda, che non ottennero la sommossa popolare che auspicavano, ma riuscirono ad avere comunque una grande ripercussione. Nella seconda metà dell'Ottocento, in una realtà socio-politico-culturale che stava risorgendo, una società socialista e libertaria era assolutamente auspicabile per le classi popolari. E anche per l'opinione pubblica non era una cosa inconcepibile. Non a caso, il testo più celebre di Malatesta, Fra contadini, che verrà pubblicato per la prima volta poco dopo il processo, fu una propaganda molto efficace e assai divulgata, oltre che per la lucidità e la semplicità di esposizione, proprio grazie a quel contesto favorevole per gli ideali anarchici. Due compagne hanno recitato stralci del celebre testo, adattato al femminile. Ehi, guarda chi si vede. Sono contenta di incontrarti, Maria. Era tanto tempo che volevo parlarti. Ma che mi fai sentire di te in giro? Che quando eri al paese eri tanto una brava figliola. Eri il modello delle giovani della tua età. Se fosse vivo tuo padre... Pietra, ma perché mi parlate così? Che cosa ho fatto per meritare i vostri rimproveri? E poi perché mio padre dovrebbe essere scontento di me? Non ti offendere per le mie parole, Maria. Io sono vecchia, parlo per il tuo bene. E poi io ero tanto amica del povero Andrea, che a vederti fare una brutta fine a me dispiace, come se tu fossi mia figlia. Soprattutto quando penso a tutte le speranze che lui riponeva in te e a tutti i sacrifici che ha fatto per lasciarti un nome intemerato. Ma che cosa dite, Pietra?
Io sono un'onesta lavoratrice e non ho mai fatto del male a nessuno. Anzi, scusate se ve lo dico, ho sempre cercato di fare quel po' di bene che ho potuto. In che cosa mio padre dovrebbe arrossire di me? Insieme alle mie compagne e ai miei compagni cerco di migliorarmi, di istruirmi, di portare rimedio ai mali che affliggono me, voi e tutti. In che cosa ho meritato i vostri rimproveri, dunque? E io qui ti volevo. Io lo so che tu sei una brava figliola, un'onesta lavoratrice che aiuti il prossimo. Lo sanno tutti in paese. Però sei stata più volte carcerata. E dicono che le guardie ti tengono d'occhio e che solamente a farsi vedere in piazza con te c'è da passare dei guai. Chissà che io stessa adesso non abbia a compromettermi. Ascolta i consigli di questa vecchia. Lascia spoliticare i signori che non hanno niente da fare. Tu pensa a lavorare e a fare bene. Così vivrai tranquilla in grazia di Dio. Altrimenti perderai anima e corpo. Senti a me. Lascia andare le cattive compagnie. E tanto si sa, sono loro a sviare le povere figliole. Pietra, i miei compagni e le mie compagne sono tutte persone oneste. E il pane che mettono in bocca costa loro sangue e sudore. Lasciatene dir male ai padroni, che vorrebbero succhiarci fino all'ultima goccia di sangue. E poi dicono che siamo delle canaglie se solamente brontoliamo e gente da galera se proviamo a sottrarci alla loro tirannia. Sì, è vero. Le mie compagne e i miei compagni ed io siamo stati in carcere. Ma vi siamo stati per la causa giusta. Ci torneremo. Probabilmente ci succederà anche di peggio. Ma sarà per il bene di tutti. Sarà per distruggere tanta ingiustizia e tanta miseria. E voi, che siete stata sfruttata tutta la vita e avete pure patito la fame, non dovreste allinearvi con i signori e con i padroni per dare addosso a noi che vogliamo solamente cambiare la condizione della povera gente. Figlia mia, io lo so che il mondo va male, soltanto che a volerlo accomodare è come voler raddrizzare le gambe ai cani. Prendiamolo dunque come viene e preghiamo invece il Signore che non ci faccia mai mancare la polenta. I ricchi e i poveri ci sono sempre stati e noi che siamo nati per lavorare, dobbiamo lavorare e accontentarci di quello che il Signore ci manda. Altrimenti perderemo la pace e pure l'onore. E torna con l'onore. I padroni prima si impossessano di tutto, vivendo alle nostre spalle nella ricchezza e nella crapula. E poi dicono di noi che per essere delle persone oneste dobbiamo accettare volentieri la nostra condizione di sottomessi e vederli ingrassare alle nostre spalle senza fiatare. Se invece ci ricordiamo che siamo uomini e donne anche noi e che chi lavora ha il diritto di mangiare, allora siamo dei farabutti. I carabinieri ci sbattono in galera e i preti per giunta ci mandano all'inferno. I veri farabutti, la gente senza onore, sono quelli che vivono di prepotenze. Sono quelli che si sono impadroniti di tutto quello che sta sotto il sole e che a forza di patimenti hanno ridotto il popolo allo stato di un gregge di pecore che si lascia tranquillamente tosare e scannare. E voi vi mettete con questa gente qua per darci addosso. Se la miseria e l'ignoranza forzata e l'abito contratto in tanti secoli di schiavitù non spiegassero questo triste fatto, io direi che sono senza onore e senza dignità proprio quei poveri che fanno da puntello agli oppressori dell'umanità e non noi che mettiamo a repentaglio questo misero tozzo di pane e questo straccio di libertà che ci è concesso per arrivare al punto in cui tutti stiamo bene. Il programma anarchico di Enrico Malatesta inizia così. Anarchia è parola che viene dal greco e significa propriamente senza governo, stato di un popolo che si regge senza autorità costituite. Prima, la parola anarchia era presa universalmente nel senso di disordine, confusione. Ed è ancora oggi adoperata in tal senso dalle masse ignare e dagli avversari interessati a svisare la verità. Enricone Nostro denuncia subito quella che è la prima e più perversa menzogna tramandata dalla cultura autoritaria. Anarchia come sinonimo di caos. Il potere è riuscito nel tempo a consolidare questa falsità, tanto che ormai è diventata un modo di dire.
I TG, quando cadono governi e regimi, parlano di paesi caduti nell'anarchia. Quando si entra in una stanza messa a soqquadro da dei ragazzini, si sbotta basta con questa anarchia. Quando una situazione qualsiasi è diventata molto caotica, si sente dire siamo l'anarchia e via dicendo. L'autoritarismo si è imposto nell'immaginario come la forma di organizzazione più efficiente possibile. Da così tanto tempo, con tale prepotenza, che la sua antitesi deve essere in ugual misura bistrattata. Così, un'altra perfida trovata mediatica secolare è stata associare l'anarchia alla parola utopia, che fanno pure rima, per inculcare che una società libertaria è proprio impossibile da realizzare. Questo per quelli a cui il cupo e inquietante caos assoluto non fosse ancora bastato. Una società come teorizzata dall'anarchia non solo non è irrealizzabile, ma è anzi la conseguenza inevitabile della mancanza di potere. E l'apparente caos non è che il necessario passaggio per raggiungere una più complessa forma di organizzazione. Come la caotica massa di particelle di una nebulosa è la premessa di una nuova galassia. E per questo si mette sempre particolare impegno nell'evitare periodi di vacanza di un'autorità centrale, perché dimostrano, e hanno dimostrato, che quando questa viene a mancare, sorgono rapidamente molteplici forme naturali e spontanee di organizzazione. Un esempio di ciò, la Comune di Parigi. Emblematica quale primo tentativo di instaurare a larga scala in epoca moderna una società libertaria. Il commento di Bakunin a proposito. Non c'è più uno Stato, non c'è più un potere centrale superiore ai gruppi che imponga la sua autorità. C'è solo la forza collettiva risultante dalla federazione e i comuni godono della pienezza della loro indipendenza. C'è la vera anarchia. E successivamente ne riassumerà il valore simbolico. La Comune di Parigi, che, pur essendo stata massacrata, soffocata nel sangue, è diventata ancor più viva, più potente nell'immaginazione e nel cuore del proletariato europeo. Parigi dà una base reale al socialismo rivoluzionario. La rivoluzione spagnola, avvenuta alla fine degli anni 30, poco dopo la morte di Malatesta, il capitolo più determinante per dimostrare l'efficacia di un'organizzazione anarchica su vasta scala, per una lunga durata e per di più in un contesto di guerra. I lavoratori, attraverso le organizzazioni anarco-sindacaliste, hanno dato prova di autogestione dei trasporti pubblici e delle aziende produttive, sia industriali che agricole. Attraverso le assemblee di base sono state realizzate collettivizzazioni delle terre confiscate ai latifondisti e in alcuni casi è stata abolita la proprietà privata. Questo meraviglioso capitolo si è chiuso a causa di una sconfitta militare. La rivoluzione libertaria è finita schiacciata, non a caso, fra gli autoritarismi europei e sovietici, che non hanno avuto nessun interesse a tollerare un esempio così eclatante di una società degerarchizzata. I testimoni di quell'esperienza coincidono nel ricordare come la liberazione dall'oppressione dei padroni abbia scatenato un clima di fratellanza e solidarietà, che ha permesso di mettere in moto migliaia di esperimenti di autogestione, che hanno coinvolto più milioni di persone per almeno un anno. Questo clima, che si è respirato nella nuova società libertaria, è narrato in modo vivido nelle prime pagine dello straordinario Omaggio alla Catalogna di George Orwell.
Lui, britannico, andò a combattere per difendere la Repubblica Spagnola dall'aggressione fascista. E poi scrisse questa lucida e appassionata cronaca di quei mesi. Ero venuto in Spagna con la vaga idea di scrivere articoli per qualche giornale, ma mi ero arruolato nella milizia quasi immediatamente. Perché a quel tempo e in quell'atmosfera sembrava la sola cosa che si potesse fare. Gli anarchici avevano ancora il virtuale controllo della Catalogna e la rivoluzione era ancora in pieno vigore. A chiunque si fosse trovato là fin dal principio, probabilmente doveva sembrare, già in dicembre o in gennaio, che il periodo rivoluzionario volgesse al termine. Ma per chi fosse venuto direttamente dall'Inghilterra, l'aspetto di Barcellona era qualcosa che sconvolgeva e sopraffaceva. Era la prima volta che mi trovavo in una città dove la classe operaia fosse al potere. Praticamente ogni edificio di qualsiasi dimensione era stato occupato dai lavoratori e drappeggiato con bandiere rosse e nere degli anarchici. Su ogni muro erano stati scribacchiati la falce e il martello, con le iniziali dei partiti rivoluzionari. Quasi ogni chiesa saccheggiata e le immagini sacre riarse. Qua e là le chiese venivano sistematicamente demolite da squadre di operai. Botteghe e caffè esibivano scritte che ne annunciavano la collettivizzazione. Perfino i lustrascarpe erano stati collettivizzati e le loro cassette dipinte di rosso e nero. Camerieri e inservienti dei negozi vi guardavano dritto in faccia e vi trattavano alla pari. Forme servili o anche soltanto cerimoniose del parlare erano temporaneamente scomparse. Nessuno diceva «señor» o «don» o nemmeno «usted». Ognuno chiamava gli altri «compagno», dandogli del tu e diceva «salud» invece di «buenos dias». Ed era l'aspetto della folla la cosa più straordinaria. Esteriormente si trattava di una città dove i ceti ricchi avevano praticamente cessato di esistere. A eccezione di una sparuta minoranza di donne e di stranieri, non c'era assolutamente gente ben vestita. Tutti in pratica indossavano i rozzi panni della classe operaia, o tutte blu o qualche variante della uniforme dei miliziani. Tutto ciò era bizzarro e commovente. C'erano molte cose che non comprendevo. In un certo senso tutto ciò non mi piaceva. Ma riconobbi nella situazione immediatamente uno stato di cose per il quale valeva la pena di battersi. Mentre in Spagna le pratiche libertarie si divulgarono a partire dal rifiuto della presa del potere da parte dei rivoluzionari, la Primavera di Praga e la Rivoluzione Ungherese sono calzanti esempi di organizzazione spontanea non gerarchizzata, in una società dove all'improvviso si crea un vuoto di autorità. In queste occasioni, in mancanza delle forme organizzative gerarchizzate tanto politiche quanto economiche e sociali, e quindi anche quelle coercitive proprie dello Stato, la popolazione ha la possibilità e l'impellenza di prendere il controllo delle proprie azioni per soddisfare le proprie esigenze. E sempre, quando viene a mancare l'opprimente condizione di sudditanza psicologica che provoca l'assistenzialismo forzoso del potere, gli individui dimostrano un grande aumento dell'altruismo e della cooperazione autogestita. Oltre che una necessaria presa di coscienza e responsabilizzazione, che portano a efficienti forme di organizzazione spontanea, basate sulla molteplice elaborazione di tentativi che incamminano rapidamente verso le soluzioni più efficaci. Ognuno di questi esperimenti è avvenuto in un contesto di guerra.
Tutte le volte, la natura rivoluzionaria del cambiamento ha reso necessaria la militarizzazione della popolazione per difendersi dalle furiose reazioni autoritarie e, in ogni occasione, i tentativi di instaurare una società libertaria sono stati bruscamente interrotti da una sconfitta militare. Ma non per questo possiamo dirli falliti. Sono anzi la dimostrazione di come avviene un'organizzazione spontanea di massa in assenza di potere. Ma c'è di più. Oltre a questi esempi moderni, dobbiamo parlare anche delle forme prestatali di società non gerarchizzate, che sono durate non qualche mese, ma migliaia di anni. Ci viene insegnato attraverso la storia di regime, ed è in questo modo che lo Stato attua la sua prima fidelizzazione autoreferenziale presso il fanciullo, che prima dell'emergere delle prime forme statali, poleis greche, monarchie egizie, babilonesi, assire, eccetera, ci fossero solamente tribù composte da individui arretrati, incivili, violenti, brutti, incapaci di autogovernare i propri istinti animali e di organizzarsi socialmente. In sintesi, ci viene insegnato a pensare che prima della nascita delle società autoritarie, gli uomini fossero poco più che rozze bestie. Quante volte abbiamo visto l'immagine patetica di un uomo con la clava che trascina una donna per i capelli? Come al solito, la menzogna tramandata nei secoli dal primitivo, questo sì, potere patriarcale, serve per nascondere altre verità. Di becere tribù soggiogate da maschi brutali ce n'erano sicuramente a bizzeffe già allora. Ma l'archeologa Maria Gimbutas ha dimostrato attraverso i suoi studi l'esistenza di altri tipi di società. Senza Stato, fondamentalmente pacifiche, egualitarie e culturalmente evolute, le denominate società gilaniche erano tali proprio perché l'autoritarismo patriarcale ancora non vi aveva fatto apparizione. Sono esistite prima dell'emergere delle prime società statalizzate. Si sono sviluppate nell'area sud-est europea per decine di migliaia di anni e si sono perpetuate fino a circa 6.000 anni fa. Grosso modo quell'arco di tempo che nei libri di scuola viene rapidamente catalogato come pre-civilizzazione e dove civilizzazione sta appunto per autoritarismo patriarcale. Queste società fondavano i loro culti sulla Dea Madre, un'entità divina basata sulla donna creatrice di vita e sul ciclo di rinnovamento naturale. Il culto della Grande Madre nasce in società che sentono un mistico senso di appartenenza alla natura, che permea tutte le attività quotidiane, e dove, mentre gli uomini si dedicano alla caccia o alla pastorizia, le donne raccolgono e coltivano piante commestibili per sfamare la comunità, acquisendo con l'esperienza una serie di conoscenze su luoghi, cicli e modalità di crescita di alcune specie e sulle loro proprietà alimentari, curative, oppure velenifere o psicotrope, tramandando così da madre in figlia quelle conoscenze, quel potere, in un sistema di discendenza matrilineare. Questo diede vita a un sistema dove la ridistribuzione delle risorse era gestita dalle donne in modo equo per tutta la comunità, come farebbe in una grande famiglia una mamma, la Dea Madre, appunto. Nei clan non c'era divisione sociale tra chi governava e chi lavorava. E ciò impediva l'emergere di sentimenti autoritari e il desiderio di obbedienza. E di conseguenza,
questi popoli non contemplavano l'utilizzo della forza fisica come strumento organizzativo e coercitivo, ma la solidarietà. Che fine fecero queste comunità mutuali? La Gimbutas ha scoperto, studiando migliaia di ritrovamenti archeologici e interpretando i miti ad essi associati, che delle popolazioni indoeuropee denominate Kurgan si introdussero in Europa assoggettando le società indigene e imponendo la loro ideologia. Un'ideologia in netta contrapposizione con gli ideali di solidarietà e cooperazione su cui erano incentrate le società gilaniche e che è documentata dall'apparizione di armi e tombe megalomani di re guerrieri, prima pressoché assenti nei reperti dell'antica Europa, oltre che dall'impoverimento culturale al quale le società colonizzate furono soggette dopo la sottomissione forzosa da parte di questi rozzi popoli molto meno evoluti. Gli aspetti principali della cultura kurganica erano la centralità dell'autorità maschile e la forza fisica. Le tribù indoeuropee avevano un capo guerriero, erano caratterizzate da forte divisione sociale e gerarchica tra sacerdoti, guerrieri e lavoratori, relegando in posizione di subordinazione donne e schiavi. Questa nuova situazione portò a una graduale scomparsa del culto della Dea Madre, segno della forzata sottomissione a cui la donna venne costretta all'interno della società. Questi studi mostrano come la cultura del dominio, del patriarcato e della struttura piramidale tipica dello Stato moderno nascano ed emergano a causa dell'assoggettamento delle società matrifocali, avvenuta per mano delle popolazioni kurga. I capostipiti della gerarchia e della violenza. Nel 1878, dopo il processo per gli avvenimenti della Banda del Matese, Malatesta inizia un lungo periodo di peregrinaggio intorno al mondo per organizzare il movimento anarchico. Dopo un breve periodo in Egitto, si reca in Siria e in Romania, prima di fermarsi a Ginevra, dove conosce Élisée Reclus e Piotr Kropotkin, del quale diviene grande amico, tanto che nelle sue memorie l'anarchico russo scriverà: un uomo pieno di fuoco e di intelligenza, un idealista puro, che in tutta la sua vita non si è mai preoccupato di sapere se avrebbe avuto un pezzo di pane per la sua cena o un letto per riposarvi la notte. Senza neppure una stanza che potesse dire sua, riparava biciclette per le vie di Londra per guadagnarsi da vivere e la sera scriveva articoli pieni di acume per i giornali italiani. Arrestato in Francia, rimesso in libertà, espulso, condannato di nuovo in Italia, confinato in un'isola, fuggito e di nuovo in Italia travestito, sempre dove la lotta è più aspra, ha continuato a fare questa vita per 30 anni di seguito. E quando lo incontriamo di nuovo, uscito di prigione o fuggito da un'isola, lo ritroviamo sempre uguale a quando l'avevamo lasciato, sempre disposto a ricominciare la lotta, animato dallo stesso amore per gli uomini, senza livore per i suoi avversari e carcerieri, con lo stesso affettuoso sorriso per gli amici, la stessa carezza per un bimbo. Nel 1881 è a Londra, dove insieme allo stesso Kropotkin organizza il Congresso Internazionale Socialista Rivoluzionario. Poi si reca in Egitto nel tentativo di trasformare un moto nazionalista in una rivolta sociale. Poi di nuovo in Italia, dove viene arrestato per cospirazione insieme all'amico Francesco Saverio Merlino ed altri rivoluzionari. Approfittando della libertà provvisoria, si reca a Firenze, dove inizia la pubblicazione de La questione sociale, in cui trova per la prima volta pubblicazione Fra contadini. Dopo torna a Napoli per prestare soccorso alla popolazione colpita dal colera, fino a quando non è costretto a partire per l'America Latina, nascosto in una scatola di macchine da cucire, per sfuggire a un'ulteriore cattura.
Si stabilisce a Buenos Aires, dove contribuisce alla nascita del primo sindacato argentino, il Sindacato dei Fornai, del quale redige personalmente lo statuto. Lascia l'America Latina nel 1889, dopo aver tentato anche l'avventura di cercatore d'oro. Il ritorno in Europa non è meno prolifico. Articoli e comizi, rivolte e moti, arresti e fughe tra Spagna, Francia, Inghilterra, Nord Africa e Italia. Il tutto puntellato da continui congressi e incontri clandestini. Fino alla fine del secolo, le peregrinazioni di Malatesta continueranno. Dopo due ulteriori viaggi a New York e a Cuba, si stabilisce nuovamente a Londra, dove rimarrà confinato per 20 anni. Abbiamo visto che l'anarchia è una forma alternativa di organizzazione sociale. Non assenza di ordine, ma assenza di un'autorità. L'anarchismo non è solo visione di una futura società libertaria, ma la descrizione di un modo umano di organizzarsi, basato sull'esperienza nella vita quotidiana, che già funziona accanto alle realtà spiccatamente autoritarie della nostra società, e malgrado quelle. Veramente siamo convinti che se i governanti all'improvviso abdicassero, le nostre esistenze collasserebbero? E se per caso le aziende non fornissero più cibo, forse smetteremmo di mangiare? Se i vigili non dirigessero il traffico, le macchine non si muoverebbero più? When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange. A chi non è successo di imprecare per il traffico poco scorrevole provocato proprio dall'inadeguato vigile di turno? Il traffico urbano è più fluido in assenza di semafori e vigili. Non a caso negli ultimi decenni si è optato, dove possibile, per le rotonde, che permettono ai conduttori di regolarsi da soli davanti a un incrocio. E che dire delle masse critiche di ciclisti, che ogni settimana ricordano gli stolti automobilisti urbani? Quanto è gioioso, economico e sano il più libertario dei mezzi, la bicicletta, che senza vincoli né ritardi si muove leggiadra per un traffico tanto regolamentato e gerarchizzato quanto caotico. Supereroi! Tutti in bici! Le scuole libertarie non mettono i bambini davanti a percorsi forzati, ma al contrario, gli permettono di affrontare autonomamente le decisioni sui problemi che gli si presentano. Superato il tempo di adattamento, più caotico di quello di una scuola gerarchizzata dove l'ordine si impone in modo speditivo dall'alto, i risultati sono straordinari. I bambini crescono più responsabili e indipendenti perché più coscienti di se stessi, che si è abituati a risolvere i propri problemi e conflitti, delegando ogni decisione importante agli adulti. La situazione politica che ha reso possibile il Rinascimento, da tutti riconosciuto come uno dei momenti più sublimi dell'intelletto umano, è stata la mancanza di un potere centrale, che ha permesso a svariate decine di piccoli comuni, comunità, di associarsi e dissociarsi, unirsi o combattersi in un fecondo aumento di possibilità combinatorie, che ha fatto esplodere la complessità di forme di interazione nella società del tardo Medioevo, così da stimolarne la rinascita. I poteri centrali, impostisi successivamente,
impero e papato, hanno poi soffocato ogni vitalità. Ma questo tipo di organizzazione degerarchizzata non ha a che vedere solo con l'essere umano, bensì è alla base della complessità stessa della natura, dell'evoluzione della vita. Della struttura del cosmo. L'anarchia, per esempio, funziona come il cervello, che non ha un organo centrale che comanda, ma più parti che interagiscono ad innumerevoli livelli. Si può affermare che il cervello umano sembra proprio illustrare le potenzialità di una società anarco-sindacalista. Come scrisse il neurologo Gray Walter, uno dei padri della cibernetica e della robotica moderna. Nel cervello non c'è nessun capo, nessun neurone oligarchico, nessun dittatore ghiandolare. All'interno delle nostre teste, la nostra vita dipende dall'eguaglianza di possibilità, dalla specializzazione non specialistica, dalla libera comunicazione con il minimo di limiti, insomma, da una libertà senza ingerenze. Qui le minoranze locali hanno la possibilità di controllare i loro mezzi di produzione e di espressione in un rapporto di libertà e di eguaglianza con i vicini. È d'altronde intuitivo un principio di complessità sufficiente, dove se si vuole conseguire la stabilità, la complessità del sistema di controllo deve essere almeno pari alla complessità del sistema che deve essere controllato. La tanto lodata leadership, il capo che risolve tutto, che i media di regime vendono come l'unica salvezza dall'oblio, dal caos, dall'anarchia, è in realtà una forma di organizzazione rudimentale, molto primitiva. Il capo di uno Stato autoritario deve, con il suo cervello, far fronte alle esigenze di milioni di persone. Ammettendo che abbia dei collaboratori, diciamo che poche decine di menti devono far fronte alle esigenze di milioni di menti interconnesse. I risultati saltano agli occhi. A metà del XX secolo, John Nash ci fornisce lo strumento per calcolare le interazioni che scaturiscono dalle esigenze di ogni individuo in relazione a quelle di tutti gli altri, con la sua teoria dei giochi. Questo strumento matematico è adottato ormai da innumerevoli branche della fisica, della sociologia, della biologia e dell'economia capitalista. Le equazioni della teoria dei giochi sono strumento utile anche e soprattutto per quel che ci riguarda, a risolvere le difficoltà logistiche di un'enorme massa che si organizza spontaneamente, secondo le esigenze di ogni individuo, in relazione a quelle di tutti gli altri, senza un'autorità che imponga delle regole. La teoria dei giochi può dare indicazioni e fare previsioni proprio su questa spontaneità, e questi dati possono essere usati dalla massa spontanea stessa, perché spontanea non vuol dire incosciente.
Anzi, uno strumento matematico può essere utile per auto-organizzarsi più coscientemente. Non già per togliere naturalità, ma per avere delle linee guida che aiutino così, per esempio, ad organizzare la produzione in comune e la distribuzione dei prodotti risultanti nel modo più efficace, utile ed equo possibile. Cooperando spontaneamente ma coscientemente, per ricercare il massimo vantaggio per il gruppo, perseguendo anche il proprio di beneficio, si finirà per raggiungere il maggior profitto possibile per ogni singolo in funzione della collettività. Non è questo forse un equilibrio di Nash? Vasto edificio, el Comité Central de Abastos, compuesto por hombres que tienen alma y nervios de pueblo, ordenan el abastecimiento de la ciudad y del frente. Grandes arterias urbanas rebosan de tráfico y son muestra gallarda de cómo el proletariado ha encauzado la vida de la ciudad. Il Novecento ha avuto pensatori che ci hanno donato altri mezzi per consolidare l'anarchismo e dargli basi ancor più solide di prima. Contemporanei della Gimbutas e di Nash, Deleuze e Guattari creano un impianto filosofico solido sul quale costruire una società libertaria. Il concetto di rizoma, contrapposto alla struttura gerarchizzata arboricola, e quello di macchina desiderante, libera da qualsiasi moralizzazione, e le implicazioni che hanno le nuove idee della filosofia di Deleuze aprono finalmente il pensiero umano a una realtà priva di angosciosi e arcaici sensi di colpa, sbarazzandosi dell'ingombrante individuo e mettendo al centro della realtà le interazioni, dandoci così veri mezzi di libertà intellettuale. Il pensiero di Deleuze è andato oltre l'anarchismo, lo ha incluso in una visione più sistemica, perché ha sviluppato un'interpretazione della realtà che libera da qualsiasi vincolo, da qualsiasi oppressione, da qualsiasi individualismo. Foucault scrisse: un giorno forse il secolo sarà delesiano. Alla fine del suo esilio inglese, Malatesta torna finalmente in Italia. Acclamato da tutti i connazionali oppressi e temuto da tutte le autorità, gli ultimi anni della sua vita non sono meno intensi dei primi. A Milano, durante il Biennio Rosso, la sua presenza, con la pubblicazione di Umanità Nova, insieme al fermento delle classi popolari nel primo dopoguerra, contribuiscono a trascinare il paese al bordo della rivoluzione sociale. Quella rivoluzione sociale mancata che porterà il fascismo al potere, approfittando di un attentato anarchico, la strage del Teatro Diana di Milano, che darà il via alla dittatura e metterà fine al sogno di un popolo libero e autonomo. Sogno che oggi appare più lontano che allora. L'attentato al Teatro Diana fu un atto scellerato che uccise molte persone, tutte innocenti. La polvere, il sangue, le mosche, l'odore, per strada e fra i campi la gente che muore. L'intenzione degli attentatori non era certo quella. Gli obiettivi erano il questore di Milano e Mussolini. Quindi, visto quello che poi avverrà, non certo un proposito sbagliato. Quella che fu sbagliata fu l'esecuzione. Tu la chiami guerra, non ti spieghi perché. Ma anche se fu un fatto determinante per la storia italiana, è inutile per il nostro discorso soffermarci sulle cause e le conseguenze. Ci basti sapere che alimentò il mito della violenza anarchica, spianando la strada al fascismo e al contempo mettendo in grave crisi i movimenti proletari. Il potere ha creato una retorica che lo vede sempre come vittima candida della feroce violenza anarchica. Sono due anarchici arrestati dai carabinieri del ROS e appartenenti alla struttura eversiva. Terroristi ora come allora, gli anarchici sono un pericolo costante per, attenzione di nuovo alle parole, l'ordine costituito.
Gli arcobaleni d'altri mondi hanno colori che non so. Lungo i ruscelli d'altri mondi nascono fiori che non ho. Gli atti di violenza rappresentano una frazione più che residuale delle pratiche libertarie. Ma il potere non perde occasione di evidenziarli e strumentalizzarli per alimentare la sua propaganda. Ciò che nella quasi totalità dei casi è legittima difesa dai soprusi viene comunque sempre additata come violenza feroce, come cieco odio anarchico, grazie a questo apparato mediatico di menzogne secolari. Ma la testa, a proposito, puntualizza. Ciò che distingue gli anarchici da tutti gli altri è l'orrore della violenza, il desiderio del proposito di eliminare la violenza, cioè la forza materiale, dalle competenze tra gli uomini. Ma allora, si potrà domandare, perché nella lotta attuale contro le istituzioni politico-sociali gli anarchici predicano e praticano l'uso dei mezzi violenti, che pur sono in evidente contraddizione coi fini loro? È questo al punto che, in certi momenti, molti avversari in buona fede han creduto e tutti quelli in mala fede han finito di credere che il carattere specifico dell'anarchismo fosse proprio la violenza. La domanda può sembrare imbarazzante, ma vi si può rispondere in poche parole. Perché due vivano in pace, bisogna che tutti e due vogliano la pace. Che se uno dei due si ostina a volere con la forza obbligare l'altro a lavorare per lui e a servirlo, l'altro, se vuol conservare dignità di uomo e non essere ridotto alla più abietta schiavitù, malgrado tutto il suo amore per la pace ed il buon accordo, sarà ben obbligato a resistere alla forza con mezzi adeguati. Immaginiamo che il padre di una buona famiglia borghese del ricco occidente venga sorpreso da alcuni malfattori in casa con i propri cari e che questi bastardi gli occupino l'abitazione, gli rapiscano la moglie, gli sevizzino i figli, gli violentino le figlie. Uno scempio tremendo, insomma. Chi condannerebbe la violenza di quel patriarca che a un certo punto riuscisse a ribellarsi ai propri carcerieri e a sbarazzarsi di loro? E perché allora non viene concesso lo stesso diritto di autodifesa a tutti i popoli che gli stati autoritari derubano e assassinano attraverso la NATO, dominando gran parte degli esseri viventi, occupando e sfruttando i luoghi e le risorse che dovrebbero appartenere alla gente che ci vive, massacrando e violentando la popolazione inerme? E perché, quando le più valorose e nobili persone si immolano per proteggere il proprio popolo, come farebbe il patriarca del nostro esempio, piuttosto che chiamarli partigiani, li chiamiamo terroristi? Queste sono belle parole, Maria, e io non so darti torto. Intanto però i ricchi ce l'hanno la roba e alla fine dei conti noi dobbiamo pure ringraziarli, perché senza di loro non si potrebbe campare. Sì, i ricchi ce l'hanno la roba perché se la sono presi con la violenza e l'hanno aumentata sfruttando il lavoro degli altri. Ma come l'hanno presa, così la possono lasciare. Finora gli uomini si sono fatti la guerra l'uno con l'altro, si sono tolti il pane di bocca gli uni con gli altri. Ognuno ha cercato di sottomettere l'altro e di servirsene come di una bestia. Ma è tempo di finirla. A farsi la guerra non si guadagna nulla di buono. E infatti l'uomo ne ha avuta di miseria, schiavitù, delitti, prostituzione e di quei salassi di tanto in tanto che si chiamano rivoluzioni o guerre. Invece, aiutandosi gli uni con gli altri, andando d'accordo, amandosi, non vi sarebbero più tanti mali, non ci sarebbe più chi ha tanto e chi ha niente e ognuno starebbe il meglio che si può. Certo, lo so bene che i signori non ne vogliono sapere di cambiare il sistema,
abituati come sono a comandare e a vivere senza lavorare. Ma noi gli daremo la possibilità di scegliere. Se lo vogliono capire, per amore o per paura, che prepotenze tra gli uomini non ve ne debbono essere più e che tutti dobbiamo lavorare, tanto meglio. Se invece ci tengono a godere dei frutti delle loro violenze e dei furti fatti da essi e dai loro antenati, allora l'è bella capita. Con la forza si sono presi tutto e con la forza glielo toglieremo. I poveri, se si intendono, sono sempre più forti. Ma la testa sosteneva esplicitamente che la violenza anarchica è ispirata dall'amore. Anarchia vuol dire non violenza, non dominio dell'uomo sull'uomo, non imposizione per forza della volontà di uno o di più su quella di altri. La vera violenza anarchica è quella che cessa dove cessa la necessità della difesa e della liberazione. Essa non è ispirata dall'odio, ma dall'amore. Ed è santa perché mira alla liberazione di tutti e non alla sostituzione del proprio dominio a quello degli altri. Gli anarchici non hanno ipocrisia. La forza bisogna respingerla con la forza. Ora, diciamocela tutta. Queste parole sono dell'inizio del Novecento. Bisogna prendere atto che allora le forze in campo erano più equilibrate. Perfino una piccola banda di espropriatori anarchici poteva avere una potenza di fuoco maggiore di quella della polizia. Severino Di Giovanni, un emigrato italiano in Argentina, che darà grandi grattacapi alle autorità locali, era dotato di una pistola costruita da un compagno artigiano che era più potente e precisa di quella in dotazione alla polizia di Buenos Aires. Si parla però di un secolo fa. Dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, gli stati e gli eserciti hanno raggiunto una forza fisica e un'efficacia nell'usarla, incontrastabile da sparuti gruppi di audaci. Severino Di Giovanni, negli anni 20 del Novecento, è riuscito a tenere in scacco la polizia di un'intera metropoli per più di un lustro. Oggi questo sarebbe impensabile. La violenza repressiva dello Stato è diventata incontrastabile, se non da masse immense di persone. E forse neanche più da quelle. Quindi, ancorché legittima per autodifesa, è però sempre meno efficace. Bello, eh? Bello e condivisibile tutto quello che mi stai raccontando, però c'è una cosa che non... I capi. Come fai a cacciarli quelli? Il mio, per esempio, c'ha il cugino deputato. Ma quando se ne va? Bravo, lo vede che ha capito tutto. Sul serio, la sua è un'ottima domanda. Ha centrato subito il problema. È necessario combattere il potere continuamente in ogni sua forma, sia collettivamente che individualmente. Come? Beh, la soluzione articolata non si può rispondere in una battuta sola. Bisogna soffermarsi a riflettere su come il potere influenza la psiche delle persone e sulle conseguenze che provoca nella testa di chi lo esercita ripetutamente. È semplice. È simile a quello che succede a dei bambini che vengono eccessivamente viziati dai genitori. Perché la corruzione morale alla quale si è sottoposti e a maggiore potere corrisponde maggiore corruzione è comparabile a quella di un bambino che pretende di poter fare e avere tutto ciò che desidera. È questo che fa il potere con gli adulti, li vizia, nel senso che gli consente di ottenere quello che vogliono quando lo vogliono,
E non essendo più l'adulto innocente come un bambino, questo essere viziati porta inevitabilmente ai peggiori istinti umani. Crudeltà, arroganza, isterismo. Proprio come un bambino viziato, che non sa più riconoscere i propri limiti e quanto più ha, più pretende. E alla fine i vizi finiscono per corrompere anche chi viziato non è. Per questo non può esistere nessuna forma di governo buona, giusta ed efficiente, come sempre affermano i nuovi poteri che vengono a sostituire i logori. Il potere ha dei tratti peculiari che si ripetono sempre. Non esistono poteri buoni. Poi, come diceva Enrico Malatesta, abituare le persone ad essere succubi di qualcuno per sopravvivere, piuttosto che renderli coscienti e responsabili delle proprie scelte, rende gli individui come dei bambini, per protetti e controllati. Sì, è vero, siamo stati tante volte sacrificati ed è ora di aprire bene gli occhi, ma però un governo ci vuole sempre. Se non c'è qualcuno che comanda, come si fa ad andare avanti? E a che cosa serve l'essere comandati? Chi comanda fa sempre il comodo suo e sempre, sia per ignoranza che per malvagità, tradisce il popolo. Il potere fa andare i fumi alla testa anche ai migliori. E poi bisogna che il popolo cessi di essere un branco di pecore e si abitui a pensare con la propria testa. Il comando degli uni educa gli altri all'obbedienza. E seppure ci fosse un governo buono, esso sarebbe più corruttore e più debilitante che un governo cattivo. Per educare il popolo alla libertà e alla gestione dei propri interessi, bisogna lasciarlo fare da sé. Bisogna che senta la responsabilità delle proprie azioni, nel bene e nel male che ne deriva. Certo, farà male molte cose e spesse volte, ma dalle conseguenze che ne risentirà capirà di aver fatto male e tenterà nuove vie. Senza contare poi che il male che può fare un popolo lasciato a se stesso non è che la millesima parte di quello che fa il più benigno dei governi. Perché un bambino impari a camminare, bisogna lasciarlo camminare e non spaventarsi per qualche urto o per qualche caduta, no? Chi non ha problemi di interazione con il prossimo non è portato al dominio. Il potere, per sua natura, attrae chi non riesce ad avere una comunicazione sana e paritaria con gli altri esseri viventi, mi segui? Chi non si sente all'altezza degli altri ne abusa per trovare sfogo dei propri complessi. Cerca cioè un modo artificiale di mettersi al di sopra delle persone con le quali non riesce ad avere un rapporto naturale. Però questo modo artificiale di socializzare aumenta l'insicurezza di chi domina, perché non guadagna autorevolezza presso i propri simili grazie alle proprie doti naturali o al proprio carisma, ma ottiene solo obbedienza grazie alla sopraffazione e all'intimidazione. Questi complessi interattivi sono dovuti quasi del tutto alle paure, alle frustrazioni che la società capitalista impone attraverso la televisione o la propaganda di massa in genere, non trovi? Sediamoci. Immaginati una società che non fosse tutta basata su questa competizione sfrenata volta a schiacciare il prossimo, ma sulla solidarietà. Non pensi che questo avrebbe delle conseguenze molto diverse sulla psiche delle persone? E quindi poi smitizziamo questa idea che i capi o gli imprenditori siano persone superiori che hanno la capacità di guidare gli altri. È assolutamente il contrario. Chi ha necessità di comandare non è che un meschino personaggio pieno di complessi che andrebbe aiutato seriamente piuttosto che messo a comandare. La prima soluzione da adottare per liberarci dal potere che ci opprime è mostrare sempre sdegno nei suoi confronti. E bisogna iniziare proprio dalle persone che ci opprimono nella nostra quotidianità, perché così facendo indeboliamo il loro potere. E questo rafforza anche negli oppressi il senso di liberazione. E questa, a mio avviso, è una delle soluzioni. Quella di base, attitudinale, quella che se tutti quanti adottassimo, come si suol dire, saremmo a metà dell'opera. Va bene, ma questi qua come li cacci? Cioè, con la forza, ci vuole una rivoluzione, sennò da soli non se ne vanno. Certo, questa era la via maestra che si perseguiva ai tempi di Malatesta. La rivoluzione. Azione travolgente e risolutiva, di massa. Allora era una cosa seria, concreta.
ma ormai è ingenuo dargli lo stesso peso di allora. A quella che si è poi trasformata nella mitologia rivoluzionaria si può anzi imputare parte della disgregazione delle forze anticapitaliste. Un obiettivo sempre così lontano e sempre meno concreto, piuttosto che aggregare le persone, le allontana. Le logora. Piuttosto che essere un collante contro gli individualismi, diventa un palcoscenico per gli ego più forti. Quelli che poi saranno i primi a pretendere di nuovo il potere. Per carità, torneranno tempi propizi. Ma una società anarchica ora è più facilmente immaginabile attraverso l'ampliamento delle aree di azione libere. Ampliare quelle realtà libertarie che già esistono nella società autoritaria fino a portarle ad essere il fondamento della vita sociale. Quali sono queste realtà? Scuole libertarie, centri sociali e associazioni attive tra la gente, organizzazioni spontanee a difesa del territorio dagli scempi del capitale, realtà di informazione autonoma e indipendente, occupazioni abitative, gruppi auto-organizzati in rete e non, associazioni culturali no profit. Tornando a Deleuze, solo ciò che è minoritario è veramente anticapitalista. Tutto quello che invece diventa maggioritario sarà ingurgitato dal capitale e andrà ad alimentarlo. Per fare un esempio semplice, una mega manifestazione di 1 milione di persone, per quanto dichiaratamente contro, in realtà è un evento pop. Il sistema ci sguazza e ne trae profitto. Serve ad allentare la tensione, a sfogare il malcontento degli oppressi, oltre che a tenerli sotto controllo tutti quanti, con poche migliaia di uomini armati. Mentre, se si organizzano nello stesso contesto 1000 manifestazioni antisistema di 1 migliaio di persone l'una, avranno un'efficacia e un impatto ben diversi, imprevedibili e ingestibili. Anche un numeroso e spietato esercito non sarà in grado di reprimere efficacemente queste molteplicità auto-organizzate. Allo stesso modo, solo ciò che spaccatura potrà fuggire alla voracità schizofrenica del capitalismo e solo il moltiplicarsi rizomatico di queste variegate spaccature minoritarie e le connessioni che si creeranno fra di esse ci porterà a superarlo. Quindi non è necessario accrescere troppo le aree libere, quanto creare innumerevoli connessioni con le altre molteplicità. 1000 diverse manifestazioni sono già rivoluzione. Se interconnesse sono ben di più, divengono irrefrenabile processo rivoluzionario. Ed eccomi qua, a Piazzale degli Eroi, sempre a Roma. Enrico Malatesta passò gli ultimi anni della sua vita proprio qui. C'è una targa affissa ancora oggi sul palazzo. Il vecchio anarchico fu piantonato dalle guardie di Mussolini negli ultimi anni della sua vita in questa casa e poi anche dopo la morte, avvenuta nell'estate del 1932. La tomba che tanto sto cercando verrà infatti anch'essa tenuta in custodia, con zelo, fino alla caduta del fascismo, per impedire a chi che sia di andare ad onorare il defunto. Tanto era il timore che il dittatore fascista aveva dell'influenza del vecchio anarchico. Questa targa è significativa, dà prova dell'importanza di Malatesta per la gente, che pochi giorni dopo la liberazione, per commemorare finalmente la sua morte, come non aveva potuto fare a lungo durante il fascismo, pianta questo omaggio nel palazzo
dove l'anarchico era morto, lo stesso giorno di ben 12 anni prima. Ulteriore dimostrazione dell'affetto che aveva seminato in ogni luogo dove era stato. Io apprezzo molto tutto quello che mi stai raccontando e in realtà lo condivido, ma se non c'è più l'autorità, non c'è più la polizia, non ci sono più i giudici, se mi fregano la bicicletta e se uccidono mio figlio, se violentano la mia fidanzata, vuol dire, chi ci difenderà, chi farà giustizia, chi castiga i delinquenti? Anche questa è una buona domanda. Guarda, intanto è ampiamente dimostrato che in un contesto di solidarietà e uguaglianza la delinquenza diminuisce drasticamente perché le frustrazioni e i complessi che portano a sopraffare il prossimo vengono meno. E poi le persone coscienti e responsabili sono le più titolate e anche le più interessate a risolvere i propri conflitti, o individualmente o all'interno dei modelli adottati dalla propria comunità. Anch'essa poi, in fin dei conti, interessata a non delegare a terzi. Se tuo figlio fa un danno, che fai? Lo porti alla polizia? Ma sebbene questo sia pacifico, con l'anarchia si prospetta sempre uno scenario da Far West dove regnerebbe la legge del più forte. È evidente che conflitti ce ne saranno sempre in qualsiasi tipo di società umana e che frustrati e complessati, seppur di meno, e scontri, omicidi, violenze, ci continueranno a essere. D'altronde noi viviamo in una società così ben organizzata, così poco conflittuale, no? Dove ci sono così poche guerre e massacri che giustamente, ma perché cercare un'alternativa? E poi la giustizia è così efficiente nel risolvere contrasti e conflitti, soprattutto con i poveracci. E che siamo abituati a pensare sempre all'interno dello schema offerto dalla cultura dominante, che ovviamente si presenta come l'unica possibile, la più evoluta, il solo approdo per l'umanità tutta. Se la storiografia moderna ha tacciato il Medioevo come secoli bui, secondo te la gente del futuro che dirà di questo insulso periodo storico? In nome della proprietà privata è stato sacrificato tutto. Cultura, moralità, territorio, ambiente, benessere, socialità, libertà, gioia. Per lo sfrenato beneficio di pochi decenni e per una frazione molto minoritaria della popolazione mondiale. Qui stiamo mettendo a rischio il perpetrare della nostra stessa specie, oltre ad annientarne continuamente milioni e milioni di altre. E tutto questo disastro continuo avviene così nell'indifferenza generale, perché la gente sfruttata e mal pagata, quando non addirittura massacrata e schiavizzata, è succube di una cultura nefasta, diffusa dai mezzi di comunicazione di massa, e di fatto uguale ovunque, la cultura proletaria che è sostituita alle culture popolari, ormai residuale anche nelle classi popolari, è inutile prendersi per i cultura proletaria. Sono i cosiddetti proletari che fuggono dalla ferocia del capitalismo più spietato, fondamentalmente solidali, sono legate alla interpretazione della specie, mentre le più individualiste sono legate all'esistenza, quindi al successo personale. Povero custode, gli ho fatto una testa così. Non che Enrico Malatesta fosse meno prolisso, eh? Temi complessi hanno bisogno di spiegazioni articolate. Il lavoratore, costretto per secoli e quindi abituato ad attendere il lavoro, cioè il pane, dal buon volere del padrone e da vedere la sua vita continuamente alla mercé di chi possiede la terra e del capitale, ha finito col credere che sia il padrone che dà da mangiare a lui e si domanda ingenuamente come si potrebbe fare a vivere se non vi fossero i signori. Così, uno che fin dalla nascita avesse avuto le gambe legate e avesse trovato comunque il modo di camminare alla meno peggio, potrebbe attribuire la sua facoltà di muoversi precisamente a quei legami, che invece non fanno che diminuire e paralizzare l'energia muscolare delle sue gambe. Se poi all'abitudine si aggiunge pure l'educazione data dal padrone, dal prete, dal professore, eccetera, i quali sono interessati a predicare che i signori ed il governo sono necessari, se si aggiungono il giudice e lo sbirro, che si forzano di ridurre al silenzio chi pensasse diversamente e fosse tentato a propagare il suo pensiero,
si comprenderà come abbia messo radice nel cervello poco coltivato della massa laboriosa il pregiudizio della necessità del padrone e del governo. Immaginatevi che all'uomo dalle gambe legate, che abbiamo presupposto, il medico esponesse tutta una teoria e mille esempi abilmente inventati per persuaderlo che con le gambe sciolte egli non potrebbe né camminare né vivere. Quell'uomo difenderebbe rabbiosamente i suoi legami e considererebbe nemico chiunque volesse spezzarglieli. C'è una lotta decisiva da sostenere, dunque, ed è sempre quella culturale. La direzione da seguire, però, è ben definita. La soluzione è una cultura proletaria di ritorno. Una sorta di decrescita culturale. Tornare alle conoscenze della terra. Ma non solo ereditarie o distintiva e gretta sopravvivenza, bensì consapevoli, coscienti. Questo non vuol dire, attenzione, rinunciare alla tecnologia, bensì farne un uso saggio e soprattutto partecipato. Le macchine, quelle sì che bisognerebbe distruggerle. Sono loro che levano il lavoro alla povera gente. Nelle nostre campagne ci si può contare sopra. Ogni volta che arriva una macchina, il nostro salario è diminuito e un certo numero di noi perde il lavoro. E così è costretto a partire per andare a morire di fame chissà dove. Se almeno non ci fossero le macchine, i signori avrebbero maggiore bisogno dell'opera nostra e noi si vivrebbe un pochino meglio. Voi avete ragione a pensare che le macchine sono la principale causa della miseria e della mancanza di lavoro. Ma questo accade perché se appartengono ai signori. Se appartenessero ai lavoratori, sarebbero la causa principale del benessere umano. Pensateci, le macchine non fanno altro che lavorare al posto nostro e più velocemente di noi. Per mezzo delle macchine non dovremmo più lavorare lunghe e lunghe ore, né tantomeno saremmo costretti a lavori eccedenti le nostre forze. Se si applicassero a tutti i rami della produzione e appartenessero a tutti, allora si potrebbe, con poche ore di lavoro sano, piacevole e leggero, soddisfare tutti i bisogni della consumazione. E noi avremmo il tempo di intessere relazioni umane, di istruirci, insomma di vivere e di godere appieno delle conquiste della civiltà e della scienza. Dunque, ricordatevelo bene, non bisogna distruggere le macchine, bisogna impadronirsene. I padroni difenderebbero, anzi, farebbero difendere, sì, le loro macchine, sia che uno le voglia distruggere, sia che uno se ne voglia impadronire. Dunque, dovendo fare lo stesso sforzo e la stessa fatica, sarebbe veramente stupido distruggerle, no? Voi distruggereste un campo di grano o una casa quando potreste impadronirvene e farlo diventare di tutti? Certo che no. Bene, con le macchine è la stessa cosa. Perché se in mano ai padroni sono tanta miseria e tanta schiavitù, in mano nostra invece sono tanto benessere e tanta libertà. L'umanità può fare tesoro di questo suo passaggio attraverso una pubertà incosciente e turbolenta per divenire una giovane più conscia e matura. Oppure può finire schiantandosi, ebra, in una folle corsa verso il nulla. Per progredire in un'umanità nuova, non più depredatrice, ma integrata con più sensatezza nella natura, bisogna unirsi tutti attorno a un obiettivo. Lavorare così da perpetuare la vita, al di là della fine della Terra stessa. E questo è il nodo sul quale bisogna trovare uno scopo fondante. Un lavoro concreto che appartenga a tutti. Una società cosciente si deve porre come principale scopo l'affrontare le difficoltà imposte dalla fisica al fine di perpetuare la vita. Quella vita che apparve sulla Terra 4 miliardi di anni fa. Un'unica volta, e che da allora si è rinnovata in una straordinaria staffetta,
senza spezzarsi mai. E se non la vita, almeno la conoscenza raggiunta, l'informazione di ciò che è stato. Parliamo comunque di obiettivi così complessi che forse si possono raggiungere solo con la somma di tutte le potenzialità di ogni singolo individuo cosciente. Variegate molteplicità minoritarie che trovino in un obiettivo condiviso il minimo comune denominatore che unisca tutti gli esseri umani, così da divenire un super organismo, un formicaio umano dove non solo la massa è cosciente, ma lo sono anche i singoli e liberi individui che la compongono. D'altronde è questo l'unico approdo possibile, il grande gioco a cui siamo stati chiamati a partecipare. Questo affascinante compito è abbastanza arduo e decisivo da richiedere lo sforzo e la collaborazione di tutti. O vogliamo che ciò che è stato e che sarà da qua alla fine dei tempi e ciò che abbiamo appreso nel frattempo svanisca nel nulla, all'improvviso come una bolla di sapone. E noi, unici responsabili nel raggio di anni luce, si rimanga impassibili, mentre la nostra coscienza si dissolve nell'oblio. Solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavés no romperá.